che suscita clamore, o addirittura usiamo come espressione più cruda che gli stessi ho usato, casino, direi. Pochi hanno messo l'accento sul fatto che è un papa del sud del mondo. Un papa che viene dal sud del mondo. Ora, il sud del mondo non è soltanto un luogo geografico, è anche un luogo sociale, antropologico, un punto di vista spirituale. Io non voglio togliere nulla, diciamo, al valore dei diritti, ma non voglio entrare in una discussione sui diritti, che vedete direttamente interpretati, con una discussione sulle tecnicalità parlamentari, roba che non, da cui voglio fortunatamente rimanere fuori, diciamo. Sono rimasto fuori dal Parlamento, non vedo perché debba entrare dentro ai pasticci che vi accadono, diciamo, sono loro idonei. Però parliamoci chiaro, diciamo, diseguaglianza, lotta alla povertà, radicale riconversione ecologica dello sviluppo. Beh, se non sono questi i tratti identitari di una sinistra moderna, non so di che cosa stiamo parlando. D'altro canto, appunto, se il Papa parla di una sorta di terza guerra mondiale a bassa intensità, o a pezzi, diciamo, sarebbe iniziata, questo ci dà il senso, tra piacere o non piacere con questa espressione. Comunque, sicuramente chi immaginava che finito il comunismo, finita l'ideologia, avremmo vissuto in un mondo pacificato dal mercato, riunificato dall'ideologia del benessere del mercato, eccetera, questa teoria si è rivelata fallace. Ecco, almeno questo a me sembra abbastanza evidente. Viviamo in un mondo attraversato da paurosi conflitti, che sono conflitti identitari. Possiamo fare la morale musulmana, diciamo, noi viviamo in un continente che ha vissuto due secoli di guerra di religione e con orrori, diciamo, non minori di quelli che insanguinano il mondo musulmano. Quindi, badate, una delle ragioni che stanno incancrenendo i conflitti medio orientali è proprio il fatto che questi conflitti progressivamente sono degenerati da conflitti di carattere nazionale, i quali per loro natura ammettono delle soluzioni, diciamo, delle mediazioni, a conflitti di carattere religioso. E questo porta con sé pericoli enormi. Pensiamo soltanto a che cosa, a che tipo di scontro c'è intorno al nodo di Gerusalemme e dello status di Gerusalemme, e a quale ferita si può produrre non sanabile nel rapporto tra le grandi religioni monoteiste.